Sei una mammut fortunata, Martha. Non tutte possono permettersi un look estivo. Martha! Grandioso! Grazie infinite! Non è poi così male. Intanto, nella Cina preistorica, Nigel e la sua squadra sono alla ricerca del Microraptor. Ma qualcosa li segue. Laggiù! Di nuovo, è fuggito di là. Sbrighiamoci, andiamo avanti. Questo non mi piace. Nel XXI secolo mi basterebbe vedere di sfuggita un animale per farmi un'idea di cosa si tratti. Ma qui, in quest'epoca della preistoria, ci sono molte creature bizzarre e indecifrabili e non ho idea di cosa ci stia seguendo. La cosa mi lascia sconcertato. Ma siamo sicuri che nessuna specie in questa foresta sia pericolosa? Laggiù! Mi chiedo se non sia il nostro distruttore di tende. Proverò ad avvicinarmi ancora un po'. Ehi, si è scagliato contro l'obiettivo. Questa è saliva di dinosauro. E questa è una chiazza di muco di dinosauro. Credo che fosse solo un attacco simulato, una specie di avvertimento. Non voleva attaccarci. Non credo che sia un predatore. Non è l'animale che ha distrutto le tende. Osservatelo. È un vegetariano come me, vedete? Sta mangiando le felci. Non penso che sia quel simpaticone che ha rovinato le nostre tende. Non è neanche un microraptor. Guardate i denti, i microraptor non hanno denti come questi. Però anche quest'animale ha le piume. Ha gli arti anteriori ricoperti di piume. Mi piacerebbe sapere in che modo li utilizza.